ci dice: fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Fuori queste persone, maghi, stregoni, idolatri, cartomanti, tutti, via, fuori questa gente che promettono mare e mondo e si fanno pagare. E se trovano qualcuno che ci possono mangiare la casa e ce la mangiano. Non sono queste persone che entreranno nel regno di Dio, a meno che si convertano dei loro misfatti. Quando si convertiranno, allora può darsi che Dio li farà entrare, se si convertono bene. Nel versetto 16 dice: io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. Io sono, dice Gesù, la luce, la lucente stella del mattino. Gesù è la radice della vita. Gesù è la vita e chi crede in lui non morrà, ma salirà dalla morte alla vita. Tutto in un passo, come niente, non avverte neanche la decomposizione, come tutti gli altri esseri viventi. No, perché volerà la sua anima, pum, come bruco, diventa farfalla e vola. Nel versetto 17, sempre in Apocalisse 22, per chi è entrato da poco, dice: e lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Chi ha sete venga e beva l'acqua della vita. Chi beve quest'acqua non morirà e non avrà mai più sete, dice Gesù alla donna del pozzo. Sapete questa storia? Se non la sapete, chiamatemi che ve la insegno. Nel versetto 18 dice: io dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro che se qualcuno aggiunga di queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte di questo libro. Qui sono i guai. Che dichiara lo Spirito Santo, guai chi aggiunga qualcosa in questo libro, oppure che gliene toglie, eh? Se gliene aggiunge, gli saranno aggiunti tutti i mali esistenti di questo mondo su di lui e sulla sua famiglia. Ecco perché alcuni che hanno fatto questo si sono aggravati nelle malattie, nelle angustie, nei difetti di loro e dei loro figli. Addirittura, testimone di Geova, hanno tolto qualcosa della Bibbia e gli hanno aggiunto qualcosa di loro. E vedete, i loro figli si impiccano, si buttano dal balcone e non lo fanno sapere, non dicono niente a nessuno, si tagliano le vene, non ce la fanno a stare con questa razza di barbari, perché sono barbari, sembrano soldati sotto un potere di Satana. Testimone di Geova, guai chi entra in questa setta dei testimoni di Geova, perde la famiglia. I loro figli non ne possono più di appartenere a queste sette, si uccidono, si tagliano le vene, si ammazzano e non vogliono averci più a che fare con loro, perché hanno tolto della Bibbia e gli hanno aggiunto
cose create dal loro Dio, Geova, che non è un Dio, è una persona che si è messo in testa di essere un Dio e si è fatto un gruppo, e da quel gruppo sono venuti loro, poveri illusi, poveri ignoranti. Ravvedetevi, testimoni di Geova, ravvedetevi, perché la vostra fine è vicina. Nel versetto 19 dice: e se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e dalla santa città e dalle cose descritte di questo libro. Avete capito? Guai chi ce ne mette, gli saranno aggiunti tutti i mali del mondo. Guai chi ne toglie, gli saranno tolti i giorni più belli della sua vita. Perciò guai chi tocca questo libro, guai chi cerca altrove cose oltre di questo libro, morirà. Nel versetto 20 dice: colui che testimonia queste cose dice: sì, io vengo presto, amen. Sì, vieni, Signore Gesù. Chi attesta queste cose dice questo. E voi lo dite: sorella di Mico Immacolata, l'hai buttato tutto? Dimmi amen. Nel versetto 21 dice: la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Amen. Gesù Cristo sia lodato, e Dio onnipotente santificato. Amen. Amen, dice la sorella. Dimmi come ti senti, santa di Mico Immacolata. Adesso ti devo dire santa. Santa Immacolata. Però non ti devi fare adorare da nessuno. Guai chi si mette in ginocchio davanti a te, gli dici alzati subito. Non lo fare mai più. Dimmi come ti senti, dimmelo. Padre Santo, nel nome santo del tuo figliolo, vogliamo chiudere questa live e vogliamo dirti che ti amiamo, ti adoriamo con tutto il cuore. E ti vogliamo pregare per Margherita Carducci, Signore, benedicela, sia lei, suo marito, che possa trovare ancora tutto quello che gli ho promesso. Ma di Mico Immacolata dice: molto meglio mi sento. Bravo! Questo lo devi fare ogni giorno. Quando non c'è nessuno, te ne vai nel bagno, ti inginocchio. Guarda che lo devi fare, se possibile, due volte al giorno. Se lo fai due volte al giorno, ti inginocchi, chiudi gli occhi, ti separi dal mondo e sali lassù davanti a Dio. Perché se riesci a sdoppiarti, come dico io, perché come mi chiami ti do un dono, così volerai subito. Un attimo sei lassù. Ricordati, tu puoi tutto. Padre, ti prego per Margherita Carducci, per suo marito Michele, Signore, e ancora benedici i suoi figli, Signore. Benedici l'attività del suo marito, fallo ingrandire, che tutto prosegue perfettamente bene. Signore, che la ricchezza, la potenza gli viene sempre davanti e ne sente l'orgoglio, la gioia e la misericordia tua, Signore. E si sente sempre umile, Signore.
nel nome santo del tuo figliolo. Ancora ti prego per Margherita Sagni Bene, Signore. Ti ringrazio per il suo compagno che gli ha chiesto la mano di sposarla, Signore. Benedici i suoi figli, sia da Margherita e del suo compagno. Margherita dice Amen. Gloria a Dio. E ancora benedici, Padre, Barbara Signorelli, suo marito Alfio. E ancora benedici, ancora Barbaruccia, sua figlia, e suo figlio, e ancora Simone. Ti prego, benedicilo a Simone, suo figlio, e ancora benedici all'altra figlia, Silvana. Signore, è il bambino che è un poco triste, che fa capricci alla mamma e magari gli fa vedere i sorci verdi o azzurri. Signore, ti prego, calma questo bambino che diventa come un agnellino. Signore, che diventi ancora come altri bambini, bravi e belli. Signore, grazie Padre. Ancora ti prego per Checca Pocchia, Signore. Benedici Checca Pocchia, la sua vita e la sua casa e la sua famiglia. Ti prego per Mario, Padre. Benedici questo fratello Mario, Signore, che possa trovare la gioia, l'amore e la sicurezza in te, in Cristo Gesù, Signore. E ancora ti prego per Samantha Rossi. Ti prego di benedirla, Signore, e ancora fai che la sua vita viene cambiata, che diventa la donna più ricca del mondo, Signore, e la più felice, Signore. Grazie che gli stai donando tanta felicità, Signore. E ancora ti prego per Anna Pilo, Signore. Grazie che tu l'hai liberata dal male che aveva nel viso, Signore, che l'hai purificata, Signore, da questo male, Signore. Grazie, Padre. E ancora benedicela, Signore. Fai che possa diventare la donna più ricca del mondo anche lei, Signore, che possa gioire, Signore. E ancora benedici, Signore, Frank, fratello Frank, sia lui la sua vita e ancora sua moglie Valentina, Signore, e sua suocera, Signore. Benedicela, Signore. Ancora benedici la sua campagna e tutto quello che semina, Signore. Grazie, Padre. Ancora perché Cacatone, benedicela, Signore, la sua vita, la sua casa e tutta la sua famiglia. Benedice ancora Giuseppe Campolo, Signore, la sua vita e la sua gamba che aveva un male, Signore, benedicelo, aiutalo, Signore, e benedice la sua mente e il suo lavoro, fai che possa avere un altro lavoro ancora più migliore, Signore. Ancora benedice Luigi Teresa che si è allontanato da questo gruppo, da queste live, non so chi è stato che l'ha fatto allontanare, Signore, riportalo di nuovo qui, Signore, prima che si ammala, Signore, perché questo pensiero a lui gli viene qualcosa di male addosso, Signore, perché non può stare così con questo pensiero, Signore. Fai che ritorni al più presto, Signore. Grazie, Padre. Ancora per Graziella Cassola, Signore, benedicela questa sorella beata. Fai che possa essere consolata da te e dal tuo Spirito Santo, Signore. La sorella Cassola, che è sempre la più dolce sorella, quando viene qua, sempre gli faccio le coccole, Signore. Ti prego, Padre, coccola anche tu, Signore. Benedicela, Signore. E ancora benedici, Signore, ancora tutto quello che stiamo per fare, Signore. Preghiamo per Gerusalemme, Padre, che questa città santa possa essere non più dominata da tutte queste generazioni che la vogliono tutti dominare, che possa essere la più forte, la più potente del reame di tutto il mondo. Grazie, Padre. E ancora preghiamo per tutti quelli che sono in coma, Signore, che possono essere liberati da questo coma, Signore, attraverso la tua vita, attraverso il tuo amore, attraverso la tua potenza, Signore. Libero, Signore, che possano le loro anime ritornare nel loro corpo e risvegliarsi, Signore, da questo coma e dire Abba Padre, Signore. E ancora ti preghiamo, Padre, per tutti i malati del mondo, benedicile, aiutale, sostienile. Ti preghiamo per tutti i divorziati e per tutti quelli che si sono messi insieme, si sono separati, Signore, benedicile, aiutale. Fai che ritornino tutti insieme di nuovo e si amano ancora meglio di prima. Preghiamo ancora, Padre, per tutti gli orfani, Signore. Benedici tutti gli orfani,
che possono trovare delle famiglie che le accudiscono, li amano come i veri genitori, Signore. Ancora preghiamo per i carcerati, Padre, che possono trovare il sostentamento di tornare indietro nel tempo e chiedere perdono a Dio e buttare tutto il loro peccato ai piedi di Gesù ed essere felici anche che sono in carcere. Signore, ti ringraziamo, Padre, e ancora preghiamo per l'opera del Signore che si ristabilisca in tutto l'universo. Grazie Padre, ancora ti preghiamo per Laura 80, Signore, benedice questa sorella cara, benedice la bambina, Signore, che l'amo con tutto il cuore, grazie Padre, benedice la sua casa e la sua vita. Ti preghiamo per Fabio, Signore, benedice Fabio, benedice la sua vita, benedice sua mamma, benedice tutti i sigillanti di tutto il suo tempo presente in tutte le live che lui sta facendo, Signore. Fallo diventare il più grande cantante che esista al mondo, Signore, che possa cantare le canzoni tue, Signore, canti, inni e tutto quello che concerne a te e al tuo figliolo Gesù. Grazie, Padre. E ancora ti prego per Davide piccolo e per Davide grande, Signore, benedici tutti e due, Signore, in tutto e per tutto. Fai che possono rivedere la loro vita e dire Abba Padre, Signore, vogliamo venire a te con grande devozione. Ancora ti prego per Roberto, Signore, che esca da tutti i suoi preconcetti e butti via tutto una sola volta e basta e si arrendi a te attraverso tuo figliolo Gesù. Grazie, Padre. Ancora ti prego per Pietro Rosaraia, benedici questo fratello caro, aiuto, benedici sua moglie, i suoi figli, i suoi nipoti, Signore, in tutto e per tutto. Signore, ancora benedici Valerio Albanese, due, che possa trovare la pace, la gioia e la misericordia tua, Signore, che possa fare ogni cosa secondo la tua volontà. Signore, ancora ti prego per Luanda 659, Escatone, benedicelo, Signore, anche a lui, in tutto e per tutto, Signore. Benedici il nemico Immacolata, Signore, nella sua vita, nella sua speranza e in tutto. Signore, fai che tutti possano prendere spunto di lei nella sua famiglia e la adorino veramente come una mamma e come una sposa a suo marito, Signore, che l'amano veramente e dicono finalmente abbiamo trovato la pace per il rispetto di questa donna. Grazie, Padre. E ancora ti prego per Checca Pocchia, benedicela, Signore. E ancora benedici Claudio Basso. E benedici tutto il mondo, tutte le persone che sono in queste live, qualcuno che è entrato ancora per un secondo, mentre io gridavo, si è spaventato, se n'è andato. Signore, raggiungilo e guariscilo, aiutalo e sostienilo. Fai che possa dormire bene questa notte e tutti i giorni futuri. Grazie Padre, e per chiunque è lontano o vicino da queste live, Signore, sia benedetto e benedetto resterà. Padre, ti prego per ultimo per me e per la mia casa e per la mia famiglia. Dammi sostentamento, Signore. Fai che possa fare ancora di più di quello che faccio, Signore. Ho bisogno fondi, Padre, per costruire questa grande clinica, per salvare tutto il mondo, Signore. Aiutami, Signore. Fai che questa generazione possa capire che è arrivato il momento di donare per l'opera tua, Signore. Metti nei loro cuori questo segno, Signore, che chi dona avrà donato tutto quello che gli donerai tu, Signore. Grazie, Padre. E ancora benedici me, Padre, in tutto quello che concerne nella mia casa e nella mia famiglia. Benedici mia moglie, miei figli, mio genero, mia nuora, miei nipoti, miei fratelli e sorelle carnali e quelle spirituale, tutti quanti, benedici ancora gli atei, benedici i bestemmiatori, benedici la gente che ti ha detto cose assurde, Signore, benedicile, Signore, se si pentono stasera e vanno in ginocchio davanti a tuo figlio Gesù, fai che anche loro possano tornare nell'ombra del tuo ovile, Signore, nella tua casa, Signore. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria al nome eterno di Dio. Amen, amen. Solo due persone hanno scritto amen, solo due. E che ce l'avete in mano?
ingatenate con i vostri peccati, razza di vipere! Razza di vipere, ve lo dico fortemente, che ce l'avete, ma vate, dite, solo per andare nelle live dove ci sono le barzellette, l'avete, le dite per mandargli denaro, rose e altro, e qui non avete neanche la forza di scrivere amen, razza di vipere. Ve lo dico con amarezza, che Dio vi possa perdonare. E gloria al Signore. Alleluia. Margherita dice sempre sia lodato, gloria a Dio. Bene, c'è qualcuno che vuole dire qualche testimonianza, può salire, può dare l'invito, sono disponibile adesso, chiunque vuol salire. Se c'è qualcuno che ha 501 seguiti e 501 follower, può salire. Se vuole testimoniare ciò che ha fatto Dio nella sua vita e quello che sente nella sua casa, nella sua famiglia, sono disponibile di ascoltarlo. Ma non perdeteci tempo, perché come ritardate 10 minuti, io passo le live nel mio PC e chi si è visto, si è visto. Non ci perdete tempo, se avete qualcosa che non potete salire, scrivetelo. Io ho avuto questo, 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 scrivetelo, è lo stesso. Chi può salire, date l'invito e io vi faccio salire. Gloria a Dio. Vabbè. Sto girando le live. Mentre giro le live, vi saluto nella pace del Signore, che Dio ci benedica, ci sentiremo domani, se siamo ancora in questo mondo. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Grazie, Demico Immacolata, che dice Dio ti benedica, anche a te. Allora, giro le live, sono sempre qui. Se avete qualcosa da dire, scrivetela e io vi risponderò.